Esordio positivo al Palaruffini per l'Ausilium Torino, che sconfigge per 97-92 la Dinamo Sassari nella seconda giornata di campionato. È stata una partita vincente, fisica e decisa solo all'ultimo quarto. Coach Banchi schiera in quintetto Garrett, Mbakwe, Mazzola, Patterson e Vujacic, mentre i titolari ospiti sono Spissu, Pierre, Polonara, Jones e Randolph. La partita si apre con i canestri di Randolph e Polonara, interrotti solamente da un canestro sul rimbalzo offensivo di Mbakwe, che si fa sentire molto sotto canestro. I padroni di casa prima inseguono e poi, grazie ai due liberi di Vujacic, vanno in vantaggio riuscendo a limitare l'organizzazione offensiva dei sassaresi, fino addirittura a costringere coach Pasquini al timeout dopo le triple di Washington e Vujacic, assoluto trascinatore dell'attacco. Il quarto si chiude 25-19 dopo un bel alley-oop chiuso da Patterson. Il secondo tempino vede Sassari più convinta al rimbalzo, ma Jones segna tre triple di fila, portando la sua squadra sul 34-21. Sassari risponde con le triple di Polonara e Spissu, che riesce a condurre i suoi fino al vantaggio del 43-41 all'inizio della pausa lunga. Nel terzo quarto, nonostante le buone iniziative di Polonara, sono Vujacic e Patterson che con i canestri in contropiede portano Torino a più 5. Mbakwe sfrutta bene il suo fisico al rimbalzo d'attacco e il tiro in sospensione di Stipcevic porta il punteggio a 70-66 all'ultimo break. Il finale di gara è caratterizzato da un gioco maschio e dai tanti liberi assegnati dalla terna arbitrale a causa dei bonus, apparsi molto precocemente. Sassari non molla anche grazie a Banford, che, nonostante le non ottimali condizioni fisiche, con la tripla del 75-81 spaventa Banchi, costretto al timeout. L'Auxilium regge botta e spinge gli ospiti a moltissime palle perse nei minuti conclusivi. Tuttavia, sono solamente due canestri in contropiede firmati da Jones, in risposta a degli exploit di Randolph, che chiudono il match, lasciando i tifosi sardi con l'amaro in bocca per un'occasione sprecata nei minuti decisivi. Torino, invece, festeggia, ma ha già alla testa la partita di mercoledì di Eurocup, dove esordirà per la prima volta. Per me è stata una partita abbastanza semplice da leggere, nel senso che abbiamo girato l'inerzia con la zona nel secondo quarto, facendo pensare Torino, e da un divario importante siamo tornati dentro la partita. Poi nel terzo e nel quarto quarto è stata una partita maschia, fisica, e appunto fuori il talento e la profondità di Torino. Ci sono mancate un paio di giocate per girare in maniera definitiva. È evidente che se prendiamo 56 punti nel secondo tempo non va bene, però d'altra parte c'era una squadra di talento enorme, di grande profondità, che ha tenuto ogni piccolo errore che abbiamo fatto a livello difensivo. Sono convinto che abbiamo fatto un'ottima partita, un'ottima prestazione su un campo molto difficile. È evidente che c'è molto da lavorare, specie nei meccanismi difensivi, perché poi a livello offensivo abbiamo abbastanza talento per poter sopperire a questo, per cui oggi era un altro titolo importante per una squadra di livello. Abbiamo visto che a livello di mentalità e a livello di presenza ci siamo, non abbiamo mai mollato, siamo sempre stati dentro la partita. E per cui complimenti a Torino che ha giocato una grande partita, trovando da tutti le stelle, diciamo, della squadra, ha trovato sempre qualcosa di molto buono in partita. Dico, le 25 palle perse. Non è mai banale quando giochi contro Sassari, no? Sono partite molto impegnative contro squadre che hanno chiaramente grandi ambizioni, testimoniate anche e avvalorate dalla prova di stasera. Un organico che ha saputo trovare risorse per l'intera partita, soprattutto quando nei primi 10 minuti sembravamo aver impresso un break importante alla gara, però non dobbiamo dimenticare mai chi abbiamo di fronte, non dobbiamo dimenticare che questo è il basket europeo, soprattutto siamo a soltanto 2 settimane dall'inizio del campionato, è quasi fisiologico che le squadre abbiano nell'arco dei 40 minuti qualche passaggio a vuoto. L'intervallo è stato prezioso per rigenerare la fiducia nel nostro piano partita. Abbiamo ritrovato quell'energia difensiva a dispetto di quello che abbiamo concesso a Sassari, però io
Il dato che vorrei sottolineare è il numero di palle perse cui li abbiamo costretti nel secondo tempo, tra terzo e quarto periodo, che testimonia l'energia che abbiamo speso in quei 20 minuti per riprendere letteralmente in mano l'inerzia della gara. Poi in attacco le cose sono venute in campo aperto, quando abbiamo trovato maggiore equilibrio tra gioco perimetrale e gioco interno, perché se è vero che la zona di Sassari ci ha messo in difficoltà, è anche vero che siamo stati complici nell'intestardirci magari alla ricerca di conclusioni dal perimetro, sulla scia anche della prestazione balistica di Andre Jones. Non è che il nostro canestro fosse improvvisamente diventato più grande, si trattava di continuare a giocare senza perdere di vista come noi avevamo costruito quel break, quindi con una difesa consistente, efficace, con il controllo dei rimbalzi, e invece è proprio al rimbalzo sulle seconde opportunità che Sassari ha ripreso fiducia, e in campo aperto, perché la tipologia di conclusioni che abbiamo preso con la zona gli hanno dato troppe opportunità di segnare prima ancora che schierassimo la difesa. Come detto, il secondo tempo ha dato subito la percezione che fossimo in campo con alto spirito. E come dicevo, mi preme sottolineare, al di là delle prestazioni individuali, il fatto di aver costretto Sassari a 15 palle perse nei secondi 20 minuti è importante. Le loro percentuali non sono calate, ma sono calati il numero dei possessi. Questo comunque, quando giochi contro una squadra di questa tipologia, è già un buon primo mattone. E poi una diversa distribuzione. Come vi ho detto, abbiamo trovato più situazioni di penetrazione, siamo riusciti ad allargare la loro difesa con i passaggi, coinvolto più e meglio i lunghi, e poi anche quando, perché lo abbiamo nelle corde, abbiamo trovato conclusioni dall'arco, cercato conclusioni dall'arco, costruito conclusioni dall'arco, lo abbiamo fatto con un miglior bilanciamento.